La 3M Perugia è matematicamente salva. La squadra di coach Guido Marangi ha ottenuto con 3 giornate d'anticipo la certezza della permanenza nel campionato di Serie B1. Una notizia che è arrivata nella tarda serata di sabato 6 aprile, complice la sconfitta di Montesport, terz'ultima della classe, nel derby toscano in casa di Quarrata. Risultato che ha ampiamente compensato il KO rimediato nel pomeriggio dalla 3M in casa contro la capolista Macerata. A 3 giornate dalla fine, con 9 punti di vantaggio e con 4 vittorie in più nella classifica totale, Rossi e compagne hanno creato il definitivo solco da Montesport, sconfitta a domicilio proprio 7 giorni prima. Salvezza ampiamente meritata per la 3M, che dopo un avvio difficile è cresciuta nel gioco e nelle individualità, soprattutto grazie alla presenza di Mirka Francia. La campionessa italo-cubana è stata determinante in campo e durante la settimana, alzando nettamente il livello degli allenamenti e creando sicurezza e voglia di migliorarsi all'interno del gruppo. Le ragazze hanno fatto un grossissimo passo avanti anche grazie all'ingresso di Mirka in squadra, perché ovviamente avere un punto di riferimento così in campo ti permette di giocare con un atteggiamento anche diverso, perché è una persona veramente importante non solo dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista umano, perché dà proprio una mano a tutte le giocatrici con la sua enorme esperienza che ha anche in campo, le incita, le guida, dà consigli. È veramente un allenatore in più avere. Marangi chiude la terza stagione in biancorosso con un altro risultato positivo, dopo la salvezza al primo anno in B2 e la vittoria dello scorso campionato. Una citazione la merita anche la società guidata dal presidente Renzo Mastroforti, che ha saputo programmare bene in questi anni, ottenendo risultati senza fare proclami e soprattutto lasciando lavorare serenamente staff tecnico e squadra. Per una realtà giovane, Pallavolo Perugia è nata nel 2012, mantenere una squadra in B1 e avere un importante bacino nel mondo giovanile è sicuramente una nota di grande merito.